La nostra regione ha un nuovo ambasciatore del vino. Andiamo a vedere chi si è aggiudicato il titolo di miglior sommelier di Puglia nella quarta edizione del concorso organizzato dall'AIS. Una sfida a suon di conoscenza su tutte le sfaccettature del mondo vitivinicolo regionale che ha visto misurarsi 14 partecipanti alla competizione organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier Puglia in collaborazione con l'Assessorato Regionale all'Agricoltura. In scena presso il Melograno Resort a Monopoli la quarta edizione del concorso Miglior Sommelier di Puglia. Dopo il successo delle passate edizioni e lo stop imposto dalla pandemia, torna il concorso che vede sfidarsi i sommelier dell'associazione regionale per portare a casa l'ambito riconoscimento. E non vedevamo l'ora. Abbiamo tanti potenziali campioni, tanti bravissimi e bravissime sommelier e quindi era l'ora di riprendere questo percorso, anche perché queste competizioni accendono l'entusiasmo, mettono la voglia di mettersi alla prova e sono una sorta di Formula 1 del sommelier. Significativa la partecipazione dei sommelier AIS Puglia. Vi aspettavate una tale risposta? Sicuramente sì, perché conosciamo bene i nostri sommelier, sappiamo che ce ne sono anche altri che potrebbero inserirsi in questo circuito. Naturalmente è una prova particolarmente impegnativa che richiede a volte un apprendistato. Ci vogliono anni per diventare un campione, ma molti hanno la stoffa per farlo. Viticoltura, enologia, conoscenze di almeno una lingua straniera. Tanti gli argomenti oggetto delle diverse prove affrontate, a partire dalla prima con la compilazione di un questionario e la degustazione organolettica scritta di due vini anonimi. Sfida a 4 per i semifinalisti nelle due batterie di playoff a suon di assaggio e abbinamento cibo-vino su richiesta della giuria. Una competizione all'ultimo bicchiere che ha visto i finalisti contendersi il titolo tra degustazioni alla cieca, servizio al tavolo e prova di comunicazione. Vince il concorso Miglior Sommelier della Regione Puglia 2022, lo vedremo alle prossime finali a Sorrento. Tra un mese, io ci sarò, con 677 punti, Giuseppe Caragnano. Cosa rappresenta per lei questo titolo che la rende a tutti gli effetti l'ambasciatore della vitivinicoltura pugliese? Guardi, è una grande responsabilità. Sicuramente innanzitutto devo ringraziare tutte le persone che sono venute sia qui a sostenermi che tanti, compreso il mio delegato Domenico Stanzione, che forse ha creduto più in lui in me che in me stesso. Questa è una grande responsabilità perché ci porta in una visione diversa rispetto a tutto quello che è il mondo fuori, ci spinge a studiare ancora di più ed è un grande motivo di orgoglio per me. Un titolo che le permetterà di accedere di diritto alla semifinale del concorso Miglior Sommelier d'Italia per l'anno in corso. Una bella responsabilità, ma anche un importante trampolino di lancio. Assolutamente, sarà un nuovo punto di inizio per continuare a studiare, per cercare di migliorarsi sempre, che poi è lo scopo primario di questo tipo di competizioni.